La cronaca quotidiana ci mette sempre più spesso di fronte alla fragilità del nostro territorio, una fragilità dovuta all'abbandono di qualsiasi forma di manutenzione, ma anche al progressivo calo di sensibilità e di rispetto. Cosa possiamo fare? Quali azioni intraprendere per riappropriarci del nostro territorio, del nostro ambiente, della nostra identità? Da questo impegno parte il progetto educativo di Italia Nostra. Un'associazione che ha fondato la sua missione, la sua stessa esistenza, su un concetto ampio di patrimonio culturale e che ha scelto da tempo di dedicare al paesaggio le proprie campagne informative, i propri percorsi formativi. Questa lezione si propone di fornire alcune linee guida alla conoscenza del paesaggio per stimolare docenti e alunni a diventare cittadini consapevoli e attori della difesa di un patrimonio fragile e non rinnovabile. Le domande di base sono: cos'è il paesaggio? Quale significato e quale storia ha questo termine? E ancora, quale esperienza, quale percezione abbiamo del paesaggio? Cominciamo con la definizione del paesaggio. La letteratura italiana sul paesaggio è estesa e di grande prestigio. Sono importanti i nomi che citerò in questa prima parte della lezione. Secondo Lucio Gambi, il paesaggio consiste in quell'insieme di cose, di oggetti, che noi vediamo per uno spazio più o meno grande intorno a noi quando ci troviamo in una posizione dominante. Emilio Sereni distingue tra paesaggio naturale e paesaggio agrario. Il paesaggio agrario, secondo Sereni, è quella forma che l'uomo, nel corso e dai fini della sua attività produttiva e agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale. Questa forma è determinata storicamente dall'evolversi delle colture e delle tecniche agrarie. Essa deve essere svelata, decifrata e portata in primo piano, inevitabilmente attraverso un'analisi storico-evolutiva per poterne cogliere forma e significato. Ecco emergere subito l'importanza della ricerca, dell'osservazione. Torniamo a Lucio Gambi e citiamo una lezione a studenti di scuola media. Gambi spiega che per insieme di cose e oggetti bisogna intendere le forme e le dimensioni dei campi, i modi in cui i vari tipi di coltivazione occupano i campi, i modi in cui i campi sono arati, con cui le acque di pioggia o provenienti da zone più elevate sono fatte scolare, con cui si mettono in comunicazione i campi con le case, modi che sono molto diversi in pianura e in montagna. Ancora dalla sua lezione citiamo: e poi le forme del terreno, che sono orizzontali nella pianura, ma più o meno ondulate o fortemente inclinate o dirupate in montagna. E poi i fiumi che hanno solcato per secoli e secoli con i loro percorsi serpeggianti i rilievi montani e hanno inciso e plasmato le valli, e che invece in pianura scorrono contenuti fra alti argini che difendono le campagne dalle loro piene. Queste cose, forme del rilievo, fiumi, campi, coltivazioni, villaggi, non sono indipendenti, separate le une dalle altre, ma si legano strettamente tra loro. E si legano ad altre cose che il nostro occhio non può cogliere nel paesaggio, ma che lasciano ugualmente sul paesaggio i loro importantissimi effetti. Cose che si riconoscono solo per mezzo di uno studio compiuto, con altri strumenti e in particolare con qualunque tipo di documento scritto. Ma è precisamente dall'accurata osservazione su quanto possiamo vedere con i nostri occhi, su quanto cioè forma il paesaggio che ci sta intorno, che noi impariamo a porci delle domande. Per mezzo delle risposte che diamo a queste domande, impariamo a capire la storia di come è stato costruito e organizzato il mondo in cui abitiamo, in cui ci muoviamo, le forze che lo hanno prodotto. Un altro geografo significativo per la storia italiana della conoscenza del paesaggio è Aldo Sestini, che dice che il paesaggio geografico è la complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati fra loro da mutui rapporti funzionali, oltre che da posizione, sì da costituire un'unità organica. Coerentemente al suo scopo, dunque, la geografia individua nel paesaggio una realtà oggettiva indipendente dal singolo osservatore e dal singolo atto di osservazione. Il paesaggio domina i diari e i taccuini di viaggio in Italia di letterati, artisti e architetti a partire dal Settecento,
e poi dalla fine dell'Ottocento domina lo sguardo dei fotografi che vengono nel bel paese. Goethe, nel suo celebre viaggio in Italia, definisce il paesaggio come una seconda natura che opera a fini civili. I fini civili di cui parla Goethe costituiscono il motore primo della costruzione del paesaggio, ovvero dell'artificializzazione della natura. Esiste pertanto un'unità e una comune matrice genetica tra costruzione della città e costruzione del paesaggio. Parliamo di paesaggio urbano e di paesaggio agrario. Ogni paesaggio rivela da quale progetto di civilizzazione nasce. La costruzione del paesaggio dunque può essere decifrata, insegnata, trasmessa e pertanto progettata e programmata. Il concetto di paesaggio è storicamente relativo e variabile, connesso e condizionato dalla cultura e dai linguaggi delle diverse forme di civiltà che partecipano all'antropizzazione del territorio. Il paesaggio è accumulazione di tempo. La storia del paesaggio è la storia dei fini civili, l'approccio storico, la storia costituisce la dimensione primaria e dunque anche la disciplina primaria, indispensabile per la comprensione di questi fenomeni. Il paesaggio va capito e interpretato nei due significati profondi della geostoria: l'influenza dell'ambiente sull'uomo, storia lentissima, quasi immobile, e l'azione dell'uomo sull'ambiente, storia altrettanto lentissima, nonostante la spinta incalzante del progresso e delle trasformazioni e delle alterazioni ambientali. Il n'y a pas de paysage sans histoire et sans mémoire, dice Georges Bertrand. E la storia e la memoria sono due parole chiave della nostra capacità di comprensione del paesaggio. Dovremmo parlare anche di genius loci, un termine che ha accomunato studiosi, storici, architetti, uomini di cultura nel viaggio in Italia. Il genius loci è il segreto che va scoperto in ogni luogo ed è la base per la conoscenza del luogo, la sua protezione e la sua trasformazione. Il termine genius loci ci guida alla comprensione del paesaggio, ma soprattutto ci guida allo stesso tempo anche alla evoluzione della comprensione di cos'è il paesaggio. Un'evoluzione molto lenta che si lega alla consapevolezza del paesaggio come bene culturale e come elemento sempre più complesso e sempre più comprensivo di vari, elementi. E così la storia della legislazione sul paesaggio in Italia, una storia prestigiosa che parte da Benedetto Croce, o meglio ha un'accelerazione con Benedetto Croce, ministro della Pubblica Istruzione, che nel 1920 presenta al Parlamento italiano la prima legge per la tutela delle bellezze naturali e definisce in questa sua proposta il paesaggio come la rappresentazione materiale e visibile della patria, rinforzando quindi un senso identitario, genius loci, che è anche conseguenza dell'immagine della penisola costruita dai viaggiatori stranieri. I viaggiatori stranieri che vengono in Italia dal Settecento in poi, con i loro racconti, con i loro disegni, con quello che portano in patria, fanno dell'Italia una penisola unica, fanno dell'Italia un luogo ricco di una cultura unitaria. Da questa consapevolezza parte la storia della legislazione italiana. Il primo passo è molto vicino alla proposta di Benedetto Croce, è la legge del 29 giugno 1939, numero 1497, per la protezione delle bellezze naturali. Questa legge protegge, individua i caratteri di bellezza naturale, ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. Parla di valore estetico e tradizionale, parla di bellezze panoramiche come quadri culturali. È quindi una visione molto parziale, soprattutto una visione legata al bello, all'eccezionale, al non comune. L'evoluzione sarà molto importante e piuttosto rapida. Il passaggio fondamentale della riconoscibilità, del riconoscimento del paesaggio come valore identitario della nazione è nella Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Il paesaggio e il bene culturale sono uno dei pilastri della nuova nazione. L'articolo 9 della Costituzione italiana infatti cita:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. È una delle poche costituzioni al mondo che mette al centro i beni culturali, il patrimonio e il paesaggio come elementi costitutivi del paese. Andando avanti nel tempo, le varie legislazioni sui beni culturali vengono condensate nel 2004 nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è quindi un doppio libro, un doppio codice che riconosce autonomia al paesaggio. Da un lato ci sono i beni culturali, dall'altro c'è il paesaggio. Dice la legge che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano tutti insieme in un dialogo comune e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale protetto oggetto della legge è costituito quindi dai beni culturali e dai beni paesaggistici. La legge dice, cito, sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Ecco che si è passati dalle bellezze naturali, dalle ville e dai paesaggi eccezionali a beni paesaggistici che comprendono una complessità di elementi che descrivono molto meglio il nostro territorio e la necessità di vincolarlo nella sua completezza. Per paesaggio la legge intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il termine identità assume un valore quindi molto importante e centrale e da qui partirà poi la necessità di riconoscere l'identità e i caratteri che costituiscono questa identità per le comunità, per le singole comunità e per la nazione nel suo complesso. Il codice quindi tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. La tutela del paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e i caratteri peculiari. La valorizzazione del paesaggio, quindi da un lato abbiamo la tutela, la conservazione del paesaggio, dall'altro c'è l'altro termine, valorizzazione del paesaggio, che concorre a promuovere lo sviluppo della cultura e in questo senso le amministrazioni pubbliche lavorano per promuovere e sostenere, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e funzione del paesaggio, nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è comunque attuata nel rispetto delle esigenze di tutela. Interviene, qualche anno prima del codice, la Convenzione Europea del Paesaggio. L'Europa si aggrega intorno a questo concetto di cultura e di cultura del paesaggio. La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 18 luglio 2000, ufficialmente sottoscritto nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000. La scelta di Firenze è ovviamente simbolica e molto importante, un riconoscimento all'Italia e evidentemente alla sua sensibilità per i beni culturali e per il paesaggio.
Dice la Convenzione europea del paesaggio che gli Stati membri del Consiglio d'Europa considerano che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi in campo economico e sociale. Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato sul rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente, constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro. La legge parte dai presupposti che il paesaggio coopera dunque all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa intera, contribuendo così al benessere, alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea. Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni, nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali come in quelle della vita quotidiana. Dunque arriva una definizione avanzata del paesaggio. Paesaggio designa, dice la legge, una determinata parte di territorio, così come concepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio dunque non è più il paesaggio bello, il paesaggio è tutto il territorio. Soprattutto il territorio degradato, il paesaggio degradato, deve essere recuperato per riportare il nostro luogo, la nostra Europa, ad un equilibrio maggiore. Da qui, dalla Convenzione, derivano una serie di applicazioni che costituiscono gli strumenti per una politica moderna e aggiornata del paesaggio. La Convenzione europea del paesaggio, approvata, come abbiamo detto, nel luglio 2000 e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, raggiungerà i suoi 20 anni di vita tra 2 anni, ci ha quindi dotato di un apparato legislativo, ma anche di una serie di definizioni che sono importanti. È importante considerarle nella nostra formazione, nella nostra educazione a cittadini moderni e consapevoli. Elenco una serie di definizioni sulle quali è importante che le scuole lavorino. La prima è la politica del paesaggio. La politica del paesaggio designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio. Altro punto è l'obiettivo di qualità paesaggistica. Designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita. Altra definizione è la salvaguardia dei paesaggi. Indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e o dal tipo di intervento umano. Altro termine è la gestione dei paesaggi, che indica le azioni volte in una prospettiva di sviluppo sostenibile a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali. La pianificazione dei paesaggi, ultima definizione, indica le azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Torno su questi punti perché abbiamo parlato di politica, di obiettivo di qualità, di
di salvaguardia, di gestione e di pianificazione, una gradazione di interventi che sono molto importanti se noi vogliamo parlare di strumenti e azioni per il paesaggio. L'elemento importante e innovativo della Convenzione è che i cittadini diventano protagonisti, ma i cittadini per essere protagonisti devono essere informati e quindi conoscere qual è lo strumento che loro possono utilizzare. Quando parliamo di qualità, quella della qualità è un termine molto importante, è l'aspirazione a correggere, degli elementi che corrompono il paesaggio, che lo degradano, e che quindi ci danno un ambiente di vita molto meno piacevole di quello che noi possiamo, al quale noi possiamo, aspirare. L'elemento importante da sottolineare ancora è che la Convenzione Europea del Paesaggio si applica al tutto il territorio, non ci sono più ambiti privilegiati come erano i vecchi piani paesaggistici della legislazione italiana, cioè non ci sono aste fluviali, coste, elementi preziosi del paesaggio da tutelare. Il paesaggio è tutto il territorio, gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e paesaggi degradati. Questo è un elemento fondamentale. E ci porta ad un elemento di cui parleremo tra poco, che è il diritto al paesaggio di tutti i cittadini. Ma qual è lo strumento che la nostra legislazione ci ha messo a disposizione? Ora torno al codice, dei beni culturali del paesaggio del 2004, revisionato poi nel 2008. All'articolo 135 il codice definisce la pianificazione paesaggistica e stabilisce una nuova generazione di piani paesaggistici che intervengono su tutto il territorio nazionale, regione per regione. Definisce i ruoli dello Stato in quanto deputato a controllare le trasformazioni del paesaggio di concerto con le regioni. E quindi cito l'articolo 135, lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati piani paesaggistici. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente, sottolineo, tra Ministero e Regioni, limitatamente ai piani paesaggistici di cui all'articolo 143,1, lettere B, C e D, nelle forme previste dal medesimo articolo 143. Sui piani paesaggistici si gioca una battaglia fondamentale. Questi sono gli strumenti che noi abbiamo in mano: sollecitare la pianificazione paesaggistica come strumento di modernità e di riappropriazione dei propri territori da parte dei cittadini. Ebbene, ad oggi abbiamo parlato di norme straordinarie, di una maturazione delle norme, ma qual è lo stato di tutela del paesaggio? Quali sono i piani paesaggistici che l'Italia ha portato a termine? Com'è tutelato il nostro paesaggio? Ebbene, i piani paesaggistici approvati sono pochissimi. Toscana e Puglia sono stati strumenti pionieristici, sono in approvazione o sono stati appena approvati quello della Sardegna e quello del Lazio. Siamo fermi, siamo assolutamente indietro. Molte regioni si rifiutano di portare avanti la pianificazione paesaggistica perché ancora questo strumento è visto come uno strumento di repressione della modernità, dell'avanzamento, della repressione di uno sviluppo delle regioni. Vogliamo la libertà, le amministrazioni vogliono essere libere di trasformare il loro territorio in maniera autonoma, spesso incontrollata. Cosa succede poi? Arriva il terremoto sistematicamente nelle nostre regioni e il terremoto determina situazioni di estremo disagio per le popolazioni.
che i piani paesaggistici sono chiamati a correggere. Quindi sarebbe assolutamente importante ed urgente riprendere la pianificazione paesaggistica di concerto tra Ministero dei Beni Culturali e Regioni, ma soprattutto, e passo ad un punto fondamentale, che è uno di quelli della chiusura di questa nostra lezione, è quello del diritto al paesaggio. Il diritto al paesaggio di tutti i cittadini è un elemento fondamentale. Il diritto al paesaggio è quello che chiama in causa la partecipazione dei cittadini alle scelte degli amministratori, alle scelte di chi governa i loro territori. E allora il diritto al paesaggio si esercita attraverso uno strumento che il nostro codice ci ha dato, che è quello degli osservatori. È stato costituito nella precedente legislatura l'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio. Questo osservatorio, guidato mirabilmente dall'onorevole Borletti Buitoni, ha portato quantomeno a riconoscere la centralità di questo tema, la centralità di questo strumento. È stata riunita a Roma, sono state riunite a Roma le regioni, tutte le regioni d'Italia, in una serie di tavoli di concertazione per riavviare i processi di pianificazione paesaggistica. Ebbene, nulla si è mosso. Abbiamo tra i nostri strumenti quelli di creare osservatori regionali del paesaggio, che sono spesso strumenti vuoti, sono creati dalle regioni e controllati dalle regioni senza alcun accesso da parte dei cittadini. Ecco qual è il compito degli strumenti educativi che Italia Nostra propone alle scuole: partire, ripartire dal basso, dare i loro strumenti ai cittadini, formare degli osservatori regionali e anche locali del paesaggio, nei quali anche le scuole potranno concorrere. Educazione, formazione e sensibilizzazione al paesaggio partono da un paio di considerazioni che vorrei citare. La prima è di Anna Masson, che parla di diritto al paesaggio e dice che il diritto al paesaggio richiama la domanda sociale di un paesaggio di qualità anche nei luoghi di vita quotidiana. Da un punto di vista, scrive Anna Masson, quello del diritto al paesaggio come domanda sociale che pone in modo rilevante il tema della partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche del paesaggio, della partecipazione ai luoghi in cui si decidono le politiche che producono effetti rilevanti sul paesaggio di vita quotidiana. Importante quindi che ci sia un'attenzione ai luoghi della vita quotidiana, ci sia un'attenzione a costruire intorno al cittadino spazi belli, spazi piacevoli, che aiutino tutti a crescere in maniera compiuta e a diventare cittadini consapevoli. L'altro elemento che ci pone verso il tema del paesaggio bene comune è quello sollecitato da Fabrizio Barca. Sviluppo, lui dice, è crescita, uguaglianza, sostenibilità. E sottolinea il punto di vista della crescita. Dice: affinché il paesaggio concorra alla crescita, non basta renderlo oggetto di consumo turistico. È necessaria una cultura del cambiamento. È necessario che il paesaggio sia centro di produzione e rigenerazione attraverso attività culturali, anche di produzione culturale contemporanea, di alta tutela e manutenzione, di narrazione filologica, artigianale. E poi lui sottolinea l'importanza del paesaggio rurale, anche e soprattutto attraverso attività agro-silvo-pastorali. Lo stesso turismo, rilevante affinché il paesaggio dia anche lavoro, crescerà se questa interazione viva col paesaggio e nel paesaggio sarà visibile, altrimenti non ci sarà neanche il consumo turistico del paesaggio. La seconda componente dello sviluppo è l'uguaglianza, che sottolinea ancora il diritto al paesaggio. L'accesso al paesaggio deve essere possibile per tutti, come stabilisce la Costituzione. Per questo è necessario affrontare decisamente il divario tra gli squallori e le bellezze degli spazi comuni, a confronto di appunto paesaggi,
ritenuti eccezionali, dimenticando gli spazi invece degradati. Ovviamente le aree interne sono un tema fondamentale, le aree interne colpite dai terremoti, ma anche colpite dall'abbandono, da un abbandono sempre più accentuato. Il paesaggio collinare, il paesaggio premontano, il paesaggio montano sono luoghi di estremo interesse, di estrema ricchezza, dove sono radicati i nostri, rad, dove è radicata la nostra identità, l'identità di popolazioni molto importanti, che sono quelle appenniniche e anche quelle alpine. Questi paesaggi non devono essere concepiti come luogo di svago delle élite, non possono essere solo luoghi appunto di distrazione e di svago, ma sono anche luoghi che vanno protetti attraverso un recupero delle attività agricole silvo-pastorali. Chiudo, concludo questa lezione con l'importanza che le scuole partecipano a questo processo di riconoscimento dei paesaggi, a questo progetto educativo delle generazioni più giovani verso i valori. Quali sono i valori? Quali sono gli strumenti per poter riconoscere, conoscere e riconoscere la qualità dei paesaggi? Da questo punto di vista, Italia Nostra ha promosso negli anni battaglie molto importanti, come quella dei paesaggi sensibili. È necessario continuare in questa strada, parlare di paesaggi nella letteratura, nella poesia, nella musica, nella pittura, nel cinema, che ci aiutano a riconoscere quali sono gli strumenti per ridare, restituire valore ai paesaggi.